messa a Londra e a un certo punto hanno pensato che Pompicelli fosse un agente tedesco e hanno chiesto alla Farnesina di ministra degli esteri di ritirarlo, di farlo venire via, e c'è stato un periodo molto difficile su questa cosa. L'altra cosa che mi ha divertito è che in genere si parla sempre della storia fatta dagli uomini, quella fatta dalle donne naturalmente non si affina a nessuno, ma qui c'è la moglie di Pompicelli, che è un personaggione, ma anche fisico, perché era un quarto di bue mica da poco, cioè una signora proprio bella corpulenta, che anche lei ha una sua storia molto interessante, che io ho trovato, cioè era una che si era riuscita a inserire in questo giro che sono le cose più chiuse, velenose allora come oggi negli ambienti internazionali, cioè i circoli diplomatici, no? Con i tempi meridiani, con tutto questo tipo di cose. Lei aveva anche lei una storia un po' particolare. La storia veniva da una famiglia mezza milanese, mezza svizzera, i Marini, Dacia Marini, un ramo diverso dalla famiglia di Dacia Marini, cioè quelli che erano stati in Giappone e a Hong Kong in altri periodi successivamente, poco dopo, ma loro erano grandi salottieri, la mamma di questa donna era una scultrice, una Mandiani molto importante, e a un certo punto lei, perché tutto sommato lei, signore che sono le mogli degli ambasciatori, vengono chiamate ambasciatrici, si chiama, no? La moglie del console generale viene chiamata per nome, basta, signora Iside in questo caso. Però lei si è inserita in un giro che era il giro un po' dei diplomatici, le famiglie dei diplomatici e un po' delle signore mogli di missionari, perché molti missionari, non i nostri, ma inglesi, protestanti, eccetera, arrivavano anche le signore a fare delle cose. E invece di stare lì a raccontarsi soltanto come preparare il tempo meridiano, a un certo punto hanno preso una grande iniziativa che era quella di una campagna contro quel costume barbaro dei piedi fasciati delle donne. È servito un po', successivamente fu abolito, ma molti anni dopo, però prese una campagna importante, molto riconosciuta in Cina, i giornali cinesi che parlarono in continuazione, perché la stampa in Cina, ma non soltanto, era scoperto dopo la stampa, non soltanto in inglese che serviva per i colonialisti, ma anche la stampa, quella pubblicata in Cina che arrivava, in cinese che arrivava a un pubblico più ristretto, erano importanti, avevano un grande pubblico, e adesso stiamo parlando di 100 anni fa. E oggi forse alcuni dei giornali cinesi sono più buoni di quelli nostri, forse non è più difficile. Ma il discorso è che mi si era creata anche questa cosa extra, seguendo tutto sommato un costume che aveva lui di cambiare delle cose, cioè lui offriva delle idee, perché non gli bastava fare un ruolo di diplomatico, studiava e voleva modificare delle cose. A un certo punto ha tradotto in cinese un capitolo importante della Beccaria, dei diritti delle donne, per cercare di convincere i cinesi ad abolire la tortura come strumento, diciamo, di pena, confessione, passaggio tipo inquisizione che conosciamo meglio. E anche questa traduzione che fu distribuita in Cina dappertutto a livello diciamo ufficiale ebbe un impatto importante. Ho trovato traccia di questa storia e notizie di questa pubblicazione, di come fu accolto non soltanto sui giornali cinesi, ma l'ho trovato sulla stampa australiana, sulla stampa americana, quella britannica ovviamente, in Francia, un po' dappertutto. E i cinesi l'hanno visto in una maniera strana e sono passati a dire invece di tagliare la testa ai
non so se questo doveva servire, non era quello che voleva Volpicelli, però qualche cosa stavo cercando di cambiare. No, una cosa sempre ambigua, cioè Volpicelli, anche io sono convinto, dopo aver letto il tuo libro, che fosse una persona di buoni intenti e buone idee, però denunciare queste cose qui significava fare gioco di tutta quel tipo di cultura europea che diceva che questi erano paesi barbari, che questi erano paesi che andavano conquistati perché ci andava portata la civiltà, che ovviamente era la nostra, ovvio, no? Se penso a tutto lo scageo che hanno fatto per conquistare la Messinia poi dopo, ma anche ai tempi di Cristo, per quella che era la sponda sud del Mediterraneo. Cioè, bisognava dimostrare che questi erano barbari, e allora se erano barbari si potevano conquistare, si poteva imporre qualsiasi tipo di altra cultura. Poi ripeto, Volpicelli nelle sue battaglie, le sue erano schermaglie culturali, le battaglie, anche perché potevano sapere chi l'ascoltava ai tempi, anche tra gli europei, perché a parte questo ambasciatore, questo console tedesco, non è che poi avesse questa audience così. Era un personaggio gradito perché doveva essere un personaggio molto, come dire, facile alla socializzazione, poi la moglie gli dava una gran mano. Però le sue idee effettivamente a volte erano idee molto di frontiera. Insomma. Sì, di frontiera, però bisogna anche pensare a Confucio, che alcune di queste idee si possono leggere da Confucio. Sì, sì. Per cui torniamo a una certa filosofia cinese, non è tutto stato, diciamo, la Cina aveva avuto i suoi passaggi e lui ha affrontato una Cina che era la fine, la grande fine della Cina, cioè la fine dell'impero, poi aveva delle idee di diverso, a un certo punto si è inventato, questa era già intenzione, e io ho trovato tracce di questo su un giornale americano, pubblicato un bellissimo articolo in cui lui sosteneva che forse la soluzione per la Cina era una grande confederazione di stati, perché capiva che la Cina, perché noi parliamo della Cina, ma la Cina è un territorio immenso, e noi oggi quando parliamo, io sono stato una volta in Cina e Hong Kong molte volte in Cina, una volta soltanto, girato pochissimo rispetto alla grandezza del paese, non parlo la lingua, perciò non posso dire di capire la Cina. Però giusto le dimensioni, sapendo quante lingue se ne parlano, quante versioni, quanti popoli ce ne sono, anche musulmani, ci sono delle regioni a parte gli Uiguri, ci sono altri musulmani in un'altra regione, c'è di tutto in Cina. E oggi è ancora il sistema, il Partito Comunista, e questa la novità del paese che sta crescendo economicamente, che tiene il colosso insieme. Io non lo so, tra 10, 15, 20 anni, quando o finiscono i soldi o questo sogno di ricchezza non va più avanti, se riusciranno a mantenere la Cina unita nella stessa maniera. Ma già ora non ci raccontano mica tutte le rivolte campagne, cioè non è che questo sviluppo così accelerato sia poi accettato in maniera così acritica da tutto il paese. Comunque, senti, poi c'è un altro punto che a me è sembrato importante in questo libro, cioè noi oggi appunto sembriamo degli smemorati, a parte Matteo Ricci, la Cina per noi sembra una terra incognita, ma nel resto d'Europa, che ti risulti, questa è una domanda che quel libro non c'entra molto, nel resto d'Europa questo tipo di politica alla Volpicelli, secondo te come è stato percepito? Perché lui ha avuto, tra l'altro, voce anche nei negoziati che ci furono sul Pianchino, che poi diventa Vietnam, che era zona riservata a Francia, naturalmente, quindi dava fastidio alla Gran Bretagna per un verso, dava fastidio alla Francia per un altro. Non credo che fosse amato in questo momento. No, sul Tocchino fu all'inizio della sua carriera, quando faceva ancora l'interprete. Perciò lì ha dato, si è favorito anche con le idee, apparentemente, questo accordo sul Tocchino. Va benissimo. Dopo è stato preso, da quello che sono riuscito a capire un po' dappertutto, come personaggio un po' curioso.
Questo perché non è il solito diplomatico, diplomatica, anche se ci sono delle foto nell'album di famiglia per cui vestito come dovesse andare vestito con l'uniforme, con la giacca giusta, con le medaglie giuste, con le medaglie. Però non era lui il personaggio diplomatico classico, perché non era lui, non era quello che veniva, diciamo, arrivava dalla famiglia nobile. Stirpe di diplomatici arrivati dalla casa del re, per cui un personaggio diverso. E lì mi pare di capire che in colonia era molto apprezzato, alle sue conferenze andavano tutti perché raccontava delle cose intelligenti, studiava, ha pubblicato un libro ancora prima di diventare diplomatico, perciò stiamo parlando di lui molto giovane, sulla fonetica cinese. Una ricerca che è ancora oggi valida su come cambiano i significati sulla base della pronuncia di ogni singola parola. E lui riuscì a pubblicare questo trattato importantissimo, un giovanissimo, molto giovane, era appena arrivato, sono nato in Cina, era ancora interprete, non era ancora diplomatico. Per cui era apprezzato per queste cose. Personaggio curioso, salutiano sicuramente, vegetariano, non beveva, non fumava, e cosa che fin dall'inizio, che avevo raccontato nel suo primo viaggio, faceva esercizi in continuazione, andava, se qualcuno è stato a Hong Kong, non so, di voi sapete che il Peak, questa collina, questa montagna che sta a faccia sulla colonia, e c'ha un tram che porta su, il tram credo che sia stato messo lì nel 1902, se ricordo bene le date. Lui, nonostante l'esistenza di questa cosa, prima si andava su con i curi che mettevano il passeggero su una sedia, due persone, una persona davanti e una persona dietro, e lo portavano su per questa salita. Io ho provato a farla sedia una volta, c'era brutto tempo, non ci sono arrivato fino in cima, lasciato perdere. Lui insisteva per andare su e giù comunque, perché il consolato era giù tutti i giorni, qualche volta anche più di una volta, e insisteva che i suoi ospiti venissero su a piedi con lui, e qualcuno racconta anche i fastidi di queste cose. Poi ovviamente con Trump fu tutto più facile. Se veniamo allora all'oggetto, cioè per Dante. Portare Dante in Cina non era così nella poco. Lui, Dante era una sua fissa più da ragazzino, ce l'aveva in qualche modo in famiglia, era imparentato con grandi studiosi, forse più grandi studiosi all'epoca di Dante, di cui non mi ricordo che avrei scritto di questo. E si portò in Cina due busti di Dante. Gesso ceramico, come se fosse una poteva essere anche teoricamente una scultura fatta dalla suocera, cioè dalla madre di Iside Minetti, che era la scultrice, e dalla conferenza cercava di spiegare questo personaggio. Soprattutto si era messo in testa, direi da quasi subito, che ci doveva essere un legame tra quello che racconta Dante nella commedia e qualcosa nel passato della Cina. E lui ha studiato tutto questo per anni e soltanto da pensionato, dopo 60 anni, abbastanza malacciaccato, aveva anche un problema con una gamba, ha deciso: vabbè, non posso fare più il mio lavoro di console, diplomatico e altre cose, prendo e vado alla scoperta di Dante, e c'è un capitolo lasciato tutto nelle sue parole, perché è l'unico, perché sono le uniche righe, sì, ce ne sono altre 15, che sono sue originali, e vale la pena ascoltare questo racconto suo, perché parte da Hong Kong con lui, un personaggio importante, con le sue conoscenze molto protetto, lui solo, una canoa per una persona, San Marino,
e una scorta di 20 militari che devono proteggerlo con una barca per loro. E lui va in giro pedalando da solo per un mese tra i laghi e i fiumi della Cina meridionale, andando a vedere sì, i suoi amici francescani e gesuiti, i vari missionari in giro per quella zona, ma anche alla scoperta di tracce di templi buddisti, dove forse, ti avevano detto, avrebbe potuto trovare dei collegamenti alle storie della commedia, cioè l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Non ha trovato niente in Cina, ha preso la nave e ha continuato la sua ricerca in Giappone. E lì ha trovato, in un tempio buddista, ha trovato alcune pitture della stessa epoca di Dante, di un monaco buddista che raccontava i passaggi, gli stessi passaggi che raccontava. Questo è un po' il Dante in Cina. Ed è alcune di quelle pitture esistono ancora, altre furono o rubate o distrutte nelle varie guerre che la Cina, perché il Giappone, che la Cina ha avuto in questi 100 anni. Sì, ma perché era così importante per lui trovare questo tipo di collegamenti tra... Perché per lui era l'idea che in qualche modo, dato che era, non era un religioso, certo, però cercava delle spiegazioni per altre cose. Cioè, non stava, era più vicino a Confucio e a quello che poteva essere in Dante la storia della vita e della vita. E non e ha pensato che forse ha pensato a un certo punto che potesse arrivare in tutto dalla Cina, perché in qualche modo Dante se lo avesse copiato o fosse stato influenzato. L'unico altro italiano di cui non parla, non è scritto traccia nelle sue cose, poi i cinesi non parlano. I cinesi parlano molto di Matteo Ricci, Marco Polo non esiste nella Cina. Quasi non esiste per noi, se l'abbiamo detto tutti i ragazzini, però poi oggi c'è chi dice addirittura forse non c'è arrivato nemmeno in Cina. E lui invece la caccia di Dante, di questi collegamenti, di questo mondo che potesse essere il mondo dell'aldilà, che potesse essere capito o individuato da altri popoli con altre filosofie prima o contemporanee. Devo dire, a me mi ha colpito molto questa cosa, sì. Perché, oddio, lui, anche se c'è andato per strade un po' anomale, bene o male un diplomatico, cioè, come dire, c'è una testa formata in maniera politica, non stai a pensare avanti, all'aldilà, a cosa nel Medioevo può essere filtrato o non filtrato. Poi, beh, è una persona di grande cultura, su questo certo. Non te deve dire. Perché poi lui era anche un tipo che, andandosene a fare un viaggio in Russia, in 4 mesi impara la lingua naturalmente, e scrive ovviamente un libro che diventa anche fondamentale per quello che riguarda quel tipo di area che lui ha avuto modo di vedere. Cioè, sono quei personaggi che avevano ancora un concetto della cultura molto umanistica, tanto per cominciare, più che tecnica. E secondariamente che un concetto che noi oggi come altro temo che facciamo molto fatica a capire, cioè che c'è comunque una radice culturale che può essere comune a tanta parte dell'umanità e non ci siano solo delle scatole chiuse o robe di questo genere, ma questo va a finire un discorso di molto complicato, io non mi sento di tutto. Adesso se Eric non ha altre cose da aggiungere a quanto ci ha raccontato del suo libro, è il turno vostro per fare le domande su un soggetto, devo dire, parecchio stimolante. Grazie. Sembra un personaggio ai tratti uno storico, un politico, e non si capisce davvero, sa anche un italiano, può darsi che porti semplicemente un cognome.
E quindi è molto curioso, noi almeno nel Novecento non credo che abbiamo un personaggio politico, un diplomatico di questo genere che lei sta narrando, mi fa capire così. Ai tratti addirittura spingerei un po' in là, mi sembra proprio come spy stories, un pochettino se posso usare. E l'ultimo poi dopo termino è, secondo lei, qual è la differenza tra Estremo Oriente, perché non è Oriente, la Cina, e Medio Oriente, che lei conosce con la zona molto bene. Grazie. Allora, sono tre domande. Benissimo, cerchiamo di cominciamo dall'inizio. Il personaggio Monticelli me lo sono ritrovato nella casa della mia fidanzata quando avevo 21 anni, e che dopo 5 minuti ha cominciato a raccontarmi la storia, tirando fuori carte da un monte, di un suo prozio che era stato in Cina, morto, poi morto a Nagasaki, non è morto in Cina, è morto in Giappone, e di questo non si era più saputo niente. La famiglia, lei sapeva pochissimo, dice: perché non te ne occupi, perché non cerchi di capire qualche cosa? A 21 anni avevo altre cose per la testa, e lasciai tutto lì. Lei ogni tanto ritornava alla carica con queste cose, ci siamo separati, abbiamo sempre dei rapporti ottimi. Una decina di anni fa, durante un trasloco, si è ritrovata in mezzo a un po' di carte, ha detto, è ritornata alla carica, e io che ero ansioso di pensare ad altro invece del Medio Oriente, ho detto perché no, cerco di capire qualche cosa del personaggio. Questa è la prima parte. Nel libro, lei non l'ha letto ancora? No. Vabbè. No, perché nel libro io accenno alla possibilità che facesse la spia, oltretutto, tra le varie cose. Anche perché ci sono due categorie in giro che accusano di essere sempre spie: i giornalisti e i diplomatici. Perciò, io sono stato accusato di fare la spia per qualcuno, sicuramente. I diplomatici un po' lo fanno per mestiere anche loro, perché devono, le loro relazioni sono legittime, e altre sono quelle che vanno a vedere le cose che forse un paese ospitante non vorrebbe farli vedere. Il terzo discorso, differenza tra Estremo Oriente e Medio Oriente, direi il Medio Oriente. La sua impressione. La mia impressione.